per Imbrogno, che anche lui di nuovo in campo. Gioco maglia a parte di Siena. Urbini si cerca di mettere pressione, ancora pressione, grossa pressione sulla palla. Mariucci contro Imbrò, Imbrò che si arresta, tiro, va corto, palla in mano dello stesso playmaker ponteggiano. Ora palla Burini che prova l'uno contro uno, non ci riesce, di nuovo Burini, Mariucci blocca per Urbini, ribaltamento, end off, uno contro uno, Federico Burini che cerca Urbini, non lo trova, arriva corto, 6 secondi, 5, brutta palla di Negrotti e intercettata dal numero 15 Nassel. Imbrò che palleggia sulla sinistra del campo. Ora Nassel gioca pick and roll, uno contro uno. Orlandi tocca la palla esce, 3 secondi sul cronometro, sul cubo del cambio Leonardon che dopo un minuto a riprendere fiato rientra in campo al numero 12 Imbrò. Ancora un'azione pasticciata in attacco di Val di Seppo, dobbiamo assolutamente riprendere lucidità. 3 secondi sul cronometro, tiro marcato di Nasello che finisce corto e la Val di Seppo riconquista il possesso palla. 2 minuti e 30 a fine del terzo quarto, 5-5, 3-6 il punteggio, quindi in vantaggio la formazione senese. Mariucci che sbaglia una brutta palla e Orlandi che riesce allo stesso tempo a fare un brutto tiro a Nassello. Urbini per Orlandi prova tabellone, non va, lotta ancora Orlandi, si lotta, rimbalzo, palla conquistata, la tocca Urbini che non riesce ad afferrare la sfera e sarà rimessa per la squadra ospite, se ne occupa sempre il numero 7 Bianchi. Mancano 12 minuti, ancora la partita è assolutamente tutta da giocare. Adesso questi 2 minuti saranno importantissimi per Val di Seppo, perché andare all'ultimo intervallo con uno scarto più basso sarà sicuramente importante dal punto di vista del morale, che sono sotto i tacchi per i ragazzi di Val di Seppo. Quindi 2 minuti adesso di grande difesa e di attacco con lucidità. Nel frattempo è rientrato il capitano Casuscelli al posto del numero 23 Federico Burini. Difesa altissima Val di Seppo che cerca chiaramente di mettere pressione ai ragazzi senesi. Nardona dentro, è ben servito Nasello che porta a più 21 il vantaggio per i suoi. Pick and roll centrale, Casuscelli, Orlandi, Negrotti è libero da 3 punti, la mette ed ha ossigeno la squadra di casa, continua la difesa. Probabilmente il fallo è stato fischiato al numero 13 Casuscelli, che ha spinto Leonardon che stava attaccando il canestro. Tanto soluzioni in attacco interessanti con Spirotti, perché sullo show difensivo forte di Zenelli, che arriva molto lontano dal canestro, Orlandi ha deciso di non tagliare sotto ma di rimanere sulla riga dei 3 punti. Questo ha portato a un passaggio più facile per il playmaker, che ha fatto uscire la palla al raddoppio e poi la palla virtusiana ha dovuto scalare e abbiamo trovato un ottimo tiro con Negrotti nell'angolo. Ripresi i giochi, Bianchi contro Negrotti, Leonardone contro Casuscelli, pick and roll il numero 9 Zenelli, sbaglia anche lui, sbaglia anche Leonardone.
perfeziona un ottimo assist per il taglio di Zenelli, che subisce fallo e va in lunetta con due tiri liberi. Leonardon sta controllando totalmente la partita. Anche prima sul canestro di Nasello ha passato la palla in ala e poi ha chiesto al suo compagno di passarla dentro a Nasello. Ha proprio il controllo totale della partita. Senza dubbio lo vediamo sia quando ha la palla e anche quando non ha la palla, praticamente dice ai suoi compagni dove andare, quello che fare. Sì, è sicuramente il playmaker ma anche il secondo allenatore di questa squadra. Assolutamente lodevole le doti di Leonardon. Di nuovo anticipo con Meschini da Suscelli, uno contro uno, Meschini da tre punti, la palla sul ferro, Mariucci conquista rimbalzo, prende anche qualche bella smanacciata e perde il pallone. Leonardon per imbrolo prova dentro l'area, di nuovo il playmaker senese con la palla in mano, deciso a giocarsi il suo uno contro uno. Ottima palla per Bianchi, liberato al tiro, rientra in campo e riconquista pure il rimbalzo. Sta facendo tutto Leonardon. Assolutamente, è anche difficile commentare perché devo dire il solo nome. E ne ha messa un'altra. È assolutamente in trance agonistica. E porta i suoi sul più 22. Diciamo che gli ultimi 10 minuti per la Valliceppo dovranno essere quasi a senso unico per riuscire a ribaltare un distacco così, così importante. Guarda, allora io credo che siano 10 minuti importantissimi, perché al di là del distacco può essere colmato e questa partita si può anche ancora portare a casa, però in un girone così equilibrato e corto è importantissima anche la differenza canestri. Non voglio dirlo perché credo che ancora questa partita si possa ribaltare, soprattutto se cresce la percentuale di tiro da tre e la difesa su Leonardon. Però comunque sia importante giocare fino all'ultimo secondo. Anche perché lo sappiamo che il basket comunque è strano e imprevedibile, in 10 minuti può succedere di tutto, ma magari anche questo quarto può sostanzialmente presagire una preparazione poi per la prossima partita, perché si scontreranno nuovamente. Quindi finire bene questa partita consentirebbe comunque un approccio più positivo per la prossima gara, che è comunque fondamentale soprattutto alla luce dell'altro risultato. Assolutamente. Comunque coach Brancani in settimana si era lamentato delle scarse percentuali avute in casa contro Cagliari e mi sembra che questa sera invece possa essere abbastanza soddisfatto. Direi proprio di sì, e soprattutto sarà soddisfatto del suo numero 11, perché sta facendo 20 punti quando mancano 10 minuti sul cronometro, con 5 triple a bersaglio e pallacanestro dispensata, perché abbiamo visto assist, rimbalzi, ordini ai propri compagni. Assolutamente giocatore totale in questo momento. Ora riprendono i giochi, vediamo Valdiceppo in attacco, Mariucci contro Leonardon, Orlandi si allarga dalla media e mette due punti. Matteo sappiamo che è uno dei trascinatori della Valdiceppo e assolutamente e sarà l'ultimo a mollare. Palla riconquistata, Mariucci uno contro uno, trova il suo capitano Casuscelli, ora Burini, Mariucci, Orlandi uno contro uno, palla sotto, Meschini, fuori Burini, Mariucci uno contro uno, canestro di Giuseppe Mariucci. Due grandi attacchi Valdiceppo, anche questo i ragazzi hanno fatto un grande sforzo per passarsi la palla, hanno trovato un canestro facile. E ora
questa volta in bravo a mettere in difficoltà il proprio numero, il proprio compagno Leonardon, tagliandogli davanti. Ora pare no, Leonardon pick and roll da tre punti e di nuovo un canestro. Questa volta la Valliseppo ha difeso molto bene, ma Leonardon ha tirato con due mani in faccia. Non si ferma più Leonardon, bisogna non fargli prendere la palla. Orlandi risponde a Leonardon. Ora il pressing ancora Valliseppo, palla in bro, fallo di Matteo Orlandi sul numero 12 in bro. Cambio per le figlie di Tussena, il numero 9 Zenelli, entra il numero 10 Olleia. Rimessa Bianchi, Burini contro Leonardon. Questa volta il tiro va corto e c'è di nuovo un fallo da parte del numero 10 Marucci, giocatore della Virtusena, e sarà rimessa per i giocatori toscani. 14 sul cronometro. Leonardon vuole la palla, riprende il centro del campo, palla di Imbro, arriva Olleia per un pick and roll che non avviene. Olleia in post basso, uno contro uno, e canestro di buona fattura Marucci. Ora è attacco da Valliseppo, Casuscelli step back da tre punti, non va. C'è sicuramente da lottare ancora, ancora il numero 11, questa volta chiama un blocco, la palla esce per Olleia, ribaltamento per Imbro, ancora fuori Olleia, il tiro sulla sirena 24 è sbagliato, la Valliseppo conquista la palla, conduce il contropiede e Burini che si gioca l'uno contro uno. Questa volta è bravo il numero 15 Nasella a intercettare la palla e a capire le intenzioni del numero 23 Ponteggiano. Sempre l'esperto play mancino a condurre l'azione. Ora c'è un mismatch che viene sbagliato, rimbalzo di Olleia e canestro. Sicuramente i giocatori ponteggiani devono approfittare dei tiri sbagliati e non concedere secondi o terzi tiri ai ragazzi di coach Braccagni. Uno contro uno di Orlandi, subisce fallo e andrà in lunetta con due tiri liberi. L'abbiamo detto prima, dobbiamo giocare assolutamente fino all'ultimo secondo, non è uguale il risultato finale della partita. Sono 22 punti, mancano 6 minuti e 39, abbiamo subito adesso l'ondata delle triple di Leonardon che ci ha fatto barcollare, ma avrebbe fatto barcollare chiunque, e adesso dobbiamo rimetterci in equilibrio soprattutto di testa e giocare assolutamente fino alla fine. Nel frattempo, quando mancano 6:39 alla fine del match, coach Pierotti chiama time out perché sicuramente anche lui non vuole che i suoi ragazzi si rilassino e lasciano scorrere via la partita, e soprattutto fare da lasciare che il punteggio si allarghi ancora di più. Sentiamo i tifosi senesi urlare e incitare i propri beniamini. In questo momento c'è Matteo Orlandi in lunetta. Giocatore perugino
Matteo Orlandi. Bonelli. Bonelli e Leia. Bianchi. Uno contro uno di Olleia, Bianchi gioca uno contro uno con Orlandi, arresto e canestro, ottimo canestro di Bianchi, che dopo aver segnato rientra velocemente e recupera palla, concedendo una nuova azione offensiva ai propri compagni e alla propria squadra. Negrotti contro Imbrò, palla va fuori, Bianchi da tre punti. E Oleia che conquista di nuovo rimbalzo. I ragazzi di Pierotti ci sembrano obiettivamente un po' annebbiati, perché brutti cambi di lato e palle perse. A rimbalzo ci arriva sempre Oleia. E quindi diciamo che Coach Pierotti dovrà dare una bella strigliata ai suoi per rimettere un po' di ordine alla partita e soprattutto a non farla allargare troppo la forbice, il divario di punteggio tra le due formazioni. Ma lo ripeto di nuovo, mancano ancora più di 5 minuti. È veramente importantissimo in questo momento cercare di arrivare più vicino possibile. Se è possibile vincere la partita, bene, se non è possibile vincere la partita, comunque sia ogni punto in questo girone sarà importante, quindi bisogna giocare tutti i palloni. Assolutamente, come dice Coach Bizzi, ogni pallone è importantissimo, come ogni difesa è importantissima, non si può lasciare nulla al caso. Fallo di Bianchi su Meschini che sta tagliando a canestro. Sarà rimessa dal fondo per i ragazzi con la canottiera bianca. Mancano 15 secondi. Il cronometro del 24, blocco di Burini, blocco ancora, c'è Anastasi da tre punti, la palla sbatte sul tabellone ma sul ferro e Bianchi è più lesto a prendere il rimbalzo. Di nuovo un'azione non bella da parte dei padroni di casa. Beh, Jacopo secondo me doveva attaccare, Virtus Siena aveva cambiato, lo marcava Zenelli, doveva attaccarlo uno contro uno. Negrotti ancora, contropiede, Burini, Orlandi finta, libera Negrotti. Negrotti che danza sul piede perno. No, non ci siamo proprio. Dobbiamo adesso resettare, ricominciare una partita di 5 minuti, come se stessimo 0-0. Assolutamente, nel frattempo la Virtus effettua nelle ultime due azioni due tiri da oltre 8 metri. Rientra Casuscelli forse proprio nel tentativo di rimettere ordine alle idee offensive della Val di Ceppo. Appunto, proprio come detto già da coach Fabrizi, è importante molto l'aspetto psicologico di questi 4 minuti e 38 secondi finali. Il coach senese non si fida assolutamente e Leonardo è di nuovo in campo al posto del numero 7 Bianchi. Uno contro uno di Meschini, Casuscelli, Anastasi, Meschini ancora uno contro uno, la palla è un po' troppo ferma, tiro da tre punti, ancora sul ferro, nessuna rimbalzo, la palla è toccata dai ragazzi senesi e finisce fuori. Quattordici sul cronometro, rimessa dal fondo. Anastasi, Orlandi, uno contro uno su Imbrò, Meschini cerca Orlandi in post basso,
che probabilmente non trova più l'appoggio di Olleia, finisce a terra e la squadra ospite riconquista di nuovo la palla ed effettua di nuovo un'azione offensiva. E la palla è ancora di Leonardon, questa volta contro Meschini. E dalla media Zinelli ne mette un altro. Casuscelli, doppio piccherò l'alto, la palla di nuovo a Burini, scusate, Burini, Orlandi, pick and pop da tre e Canestri di Matteo Orlandi, che come detto è sempre uno degli ultimi ad arrendersi. Matteo è stato sicuramente, almeno in questo ultimo quarto, il migliore dei suoi, è quello che sta provando a non mollare niente. Credo che sia anche l'unico che è andato a segno in questo periodo, o uno dei pochi. E la palla questa volta è anche fortunoso, e a quinto fallo da parte di Orlandi, che deve uscire dal campo un po' arrabbiato coi suoi, anche perché abbiamo visto in quest'ultimo quarto la Virtus Siena ha avuto sempre una seconda opportunità di tiro, se non una terza, e di conseguenza il divario tra le due squadre è rimasto ampio. Due tiri per il numero 9 Zinelli. Ma di sicuro le sei triple di Leonardon onestamente hanno portato la partita, che già era indirizzata verso Virtus Siena, hanno aperto un gap sia di punti che mentale tra le due squadre, e onestamente sei triple fanno bene a chiunque. Assolutamente, ora ci prova Luca, il capitano Casuscelli. Nel frattempo ha fatto l'ingresso in campo il numero 4 Rombi. Casuscelli, uno contro uno contro Leia. Burini da tre, palla ancora sul ferro. E di nuovo i giocatori senesi si riportano nella metà campo offensiva. Niente, la palla non ha voluto sapere di entrare dall'inizio della partita fino alla fine. Abbiamo retto fino all'intervallo, poi quando Siena ha trovato il Leonardon, il giocatore decisivo, siamo crollati sia in attacco che nell'intensità difensiva. Ma è solamente una questione di testa. Ora ci prova Giunangeli da tre punti, ma la palla finisce sulla retina, però senza passare per l'anello. Nel frattempo fallo di Burini e rimessa dal fondo. Rientra il numero 12 Negrotti al posto del capitano Casuscelli, che esce un po' sconsolato. Onestamente, Michele, dobbiamo dire che Virtus Siena dall'inizio della partita fino alla fine è stata in controllo, ha giocato veramente una grande partita, mentre per Val di Seppo stasera non è andata dritta una. E di nuovo altra tripla da parte dei giocatori senesi, questa volta è Bonelli che infila dal 6-75. Ora Burini, uno contro uno, se ne ritrova due, riesce a tirare, ma la palla finisce di nuovo sul ferro. Ora Rombi che marca Leonardon. Fallo fischiato a Negrotti sulla rolla del numero 9 Zinelli, che andrà in lunetta con due tiri liberi. Va
passerella per il numero 11 Leonardon, sostituito dal numero 14 Tognazzi. E senza dubbio è stato uomo partita, uomo match, uomo assist e diciamo padrone assoluto dei 28 metri del Palacestellini. Ma possiamo dire, è brutto dire che Leonardon ha vinto da solo, perché oggettivamente la Virtus ha fatto una bella partita, però di sicuro Leonardon ha spaccato la partita in due nel momento decisivo, e di sicuro è stato quello che ha portato proprio a Siena questi due punti. Ora Gionangeli uno contro uno contro Zanelli, e con un tiro sul piede riesce a mettere il 52esimo punto. 5-2-7-8 il punteggio che segna il tabellone a Ponte San Giovanni. Ora Imbroda, tre punti, la palla esce, palla Anastasi. Ora Rombi che tenta il contropiede ma gli viene sporcata la palla. La riconquista Siena, palla deviata, rimessa per i giocatori senesi. Se ne occupa il numero 10 Olleia, ultimo tiro con Bonelli, finisce in bro da tre punti sulla sirena e fa l'80esimo punto per i suoi. Quindi il risultato è della terza giornata del della seconda fase della Serie Sicilia, viene la Virtus Siena vittoriosa con ampio margine al Palacestellini, 5-2-8-0 per i ragazzi di Braccagni. E ora diciamo che la situazione con la classifica a 4 si fa bella importante. Assolutamente, Siena e Val di Seppo vanno a 4 punti, mentre Tolentino ha sbloccato la classifica, quindi è salita a 2 insieme a Cagliari. La partita è domenica prossima a Siena, in piazzetta Perucatti, sarà sicuramente importantissima, una grande occasione per Val di Seppo per rifarsi subito, e invece per Siena una partita che diventa quasi decisiva. Comunque Val di Seppo secondo me ha le carte per poter giocare alla pari con questa squadra stasera. Onestamente le percentuali da 3 e anche forse le condizioni della squadra con Meccoli che vediamo fuori erano abbastanza deficitarie, ma c'è da ricaricare e sparare tutto domenica prossima. Ricordiamo i migliori marcatori: Leonardon con 23 punti, Nasello con 15 per gli ospiti, mentre Orlandi è a quota 15, e due giocatori, Negrotti e Burini, con 10 punti. E appuntamento credo domenica prossima, non so se ci sarà di nuovo lo streaming, comunque controllare su Paradise City TV e sui canali Facebook sia Basket Academy che Paradise City. Un saluto a tutti e ringraziamo Alessandro Mercanti che è stata la nostra terza voce di oggi. Grazie Alessandro, grazie Andrea, e chiudiamo qua la diretta streaming.